concerto di beneficenza in favore dei bambini della striscia di Gaza. Ce ne parla Mariangela Boggia. Un concerto a favore dei bambini di Gaza, colpiti dal terribile massacro in terra di Palestina. Con questa iniziativa presso il Teatro Sociale, la mia associazione Amici del Fasan Cult ha inaugurato la serie di incontri in programma, incontri esclusivamente a scopi benefici senza nessuna strumentalizzazione politica, proponendosi anche di contribuire alla crescita di Fasano interessandosi delle problematiche cittadine. Noi ancora prima di essere associazione abbiamo naturalmente già trattato svariati argomenti, la gestione del teatro sociale, gli swap, le barriere architettoniche a Fasano. Insomma, siamo passati da degli interessi meramente locali a un interesse mondiale, quale purtroppo il conflitto nella striscia di Gaza. Alcune immagini di bambini feriti ci hanno toccato particolarmente, abbiamo deciso dunque che come primo impegno ufficiale dell'associazione di organizzare questo concerto che vuole essere soprattutto un atto di sensibilizzazione verso questi temi molto forti, che forse Fasano tocca ben poco, ma che naturalmente sicuramente tocca la sensibilità di tante persone. Diversi musicisti si esibiranno stasera. Sì, è un ensemble, la Mauro Liuzzi Musica Spettacolo, un gruppo di professionisti che giunge da tutta la Puglia. A questo punto non resta altro che ringraziare anche il nostro gancio all'interno del gruppo, che è un nostro concittadino, Gianfranco Masi. Lui si è subito prestato a questa nostra iniziativa e appunto ha sensibilizzato i suoi compagni, i suoi colleghi per questa nostra prima uscita ufficiale, che speriamo sia davvero la prima di una lunga serie. Il ricavato della serata è stato devoluto all'associazione Save the Children, organizzazione internazionale indipendente per la difesa e la promozione dei diritti dei bambini. In progetto anche una borsa di studio che prende il nome proprio da un amico del Fasan Cult che è tragicamente scomparso l'anno scorso. Anche per questo motivo, forse è stato il motivo principale per cui è nata l'associazione, perché avevamo bisogno di istituzionalizzare davvero questo nostro gruppo per portare avanti il discorso della borsa di studio intitolata Giovanni Cosenza, uno dei nostri, che è tragicamente scomparso il 30 maggio scorso. Una borsa di studio indirizzata ai bambini delle elementari e ai ragazzi delle scuole medie, delle ultime classi si intende. Per le scuole medie il tema è la Costituzione, mentre per le scuole elementari invece è sulle diversità. Ci sarà la consegna ufficiale della borsa di studio il 30 maggio, speriamo di farla anche in questo caso al Teatro Sociale, perché prevediamo una giornata particolare che affronti anche questi temi.